Amiche e amici di Volonbright, siamo al convegno sulla vita indipendente e siamo in compagnia di Antonio Castore, portavoce del movimento Liberi di Fare. La prima domanda appunto che vogliamo fare ad Antonio è: che cos'è questo movimento di Torino e come funziona, come è strutturato? Grazie intanto per le domande e per questo spazio. Intanto ecco, Liberi di Fare è una rete nazionale che ha dei coordinamenti in varie città, in varie regioni d'Italia, questo per l'appunto è quello di Torino. Il tutto nasce dall'iniziativa di Maria Chiara ed Elena Paolini da Senigallia, che hanno avuto l'idea di organizzare per l'appunto sui vari territori dei gruppi di attivisti liberi che si sono riuniti, hanno trovato a loro volta adesioni sui territori e che si coordinano per lo più per dare voce a una filosofia e a un bisogno, la filosofia della vita indipendente, che è quella della possibilità di gestire la propria vita in piena libertà e di diffondere altrettanto questa filosofia all'esterno dei soliti circoli, diciamo, delle associazioni e della disabilità in generale, perché c'è bisogno di far percepire alla società nel suo complesso che ci sono persone che avrebbero la possibilità di accedere alla vita nella sua pienezza e invece non lo fanno, non possono farlo sostanzialmente per i limiti della società e per la mancanza di aiuti e in particolare di fondi. Le faccio ancora una domanda ed è proprio rispetto a questa libertà. Abbiamo detto che la libertà è un diritto. Questo diritto come si può garantire nonostante tutte queste difficoltà, appunto, questi limiti strutturali e culturali? È molto importante pensare ai limiti delle persone con disabilità come a una violazione del diritto di libertà. La disabilità di per sé non è una condizione tragica. La vera tragedia è quella di non essere messi nelle condizioni di superare le proprie limitazioni e di conseguenza di dover restringere il campo della propria libertà, che è libertà di scelta, cioè possibilità di decidere in proprio della propria vita. Ora, per far questo, da un lato fondi per l'assistenza e per i percorsi di autonomia, dall'altro la società tutta si deve riadattare in modo da permettere a persone con diversità varie di accedere ai servizi. Si può fare ripensando alla disabilità come ad un mondo che vede ancora i propri diritti negati. Grazie, grazie mille.